Sentì la lingua del pittore nella sua bocca e in una frazione di secondo capì che la propria lingua era impaurita e molle e che doveva fare al pittore lo stesso effetto di uno straccetto umido. Ne provò vergogna e pensò per un attimo, e quasi con rabbia, che non c'era da meravigliarsi se la sua lingua si era trasformata in uno straccetto, considerando da quanto tempo non baciava più. Si affrettò a rispondere alla lingua del pittore con la punta della sua e lui la sollevò da terra, la portò al divano. Il cane, che non li aveva lasciati un attimo con lo sguardo, saltò giù e andò ad allungarsi vicino alla porta. Ve l'adagiò, si mise ad accarezzarle il seno e lei provò soddisfazione e orgoglio. Il viso del pittore le appariva avido e giovane e pensò che da tanto tempo lei non si sentiva più né avida né giovane ed ebbe paura di non esserne più capace, ma proprio per questo si impose di comportarsi da donna avida e giovane, finché d'un tratto, anche questa volta, la cosa avvenne prima che lei avesse il tempo di pensarci. Capì che quello era il terzo uomo che sentiva nel proprio corpo da quando era nata e si rese conto di non sapere affatto se lo voleva o no. Si rese conto che lei era sempre una ragazzina stupida, inesperta, e che se le fosse passato anche solo per un angolino del cervello che il pittore l'avrebbe baciata e amata, ciò che era successo non sarebbe mai potuto succedere. Questo pensiero costituiva per lei una scusa rassicurante, già che voleva dire che lei era stata portata all'adulterio non dalla sua sensualità, ma dalla sua innocenza. Al pensiero della sua innocenza si mischiò subito dopo un senso di rabbia contro colui che l'aveva sempre tenuta in uno stato di innocente semi-maturità. E questa rabbia ricadde come una tenda sui suoi pensieri, sicché ben presto non sentì altro che il proprio respiro affrettato e rinunciò a esaminare ciò che stava facendo. Quando il ritmo dei loro respiri si fu calmato, i pensieri si risvegliarono e lei, per sfuggirli, posò la testa sul petto del pittore. Si lasciò accarezzare i capelli, respirava l'odore inebriante dei colori a olio e si chiedeva chi avrebbe rotto per primo il silenzio, ma non fu nessuno dei due, fu il campanello.